Prima di essere adottati dall'epoca moderna come due eroi romantici, Paolo e Francesca sono stati innanzitutto i protagonisti di una vicenda di cronaca nera contemporanea a Dante Alighieri, che impressionò moltissimo lui e la collettività che abitava in quell'epoca in modo assolutamente paragonabile a come ci arrivano oggi le vicende di cronaca nera. Noi abbiamo dalla nostra parte i media che sono onnipresenti, ma nel Medioevo diciamo che quello che dava molto risalto a quella storia era che i due ragazzi coinvolti, assassinati in questa vicenda, appartenessero a due famiglie molto facoltose, che tra l'altro avevano utilizzato, come spesso accadeva all'epoca, il matrimonio per sancire un'alleanza tra le due famiglie, alleanza che di fatto si andrà a rompere totalmente con questo omicidio, perché sì, Paolo e Francesca erano lei della famiglia dei Da Polenta di Ravenna e lui della famiglia dei Malatesta di Rimini, ma non erano loro a essere sposati in quella famiglia, quindi era un rapporto adultero che è terminato con il classico, ahimè, un tempo delitto d'onore. Dante, il più grande della nostra letteratura, fondativo anche della nostra lingua come intellettuale, era direttamente coinvolto anche perché in amicizia con la famiglia di Francesca. I Da Polenta, infatti, sono stati i suoi ultimi ospiti. Mentre Dante Alighieri era in esilio negli ultimi anni della sua vita, l'ultima famiglia che li ha ospitati è stata proprio quella dei Da Polenta. Infatti, Dante è morto a Ravenna e a ospitarlo nella sua corte è Guido Novello Da Polenta, che altri non è che il nipote diretto di Francesca, della sua Francesca, che diventerà per Dante personaggio letterario. Quella di Paolo e Francesca sarebbe stata una delle infinite storie tristi di cronaca nera della realtà senza lieto fine, in cui dei giovani amanti finiscono uccisi per gelosia, per possessività, eccetera, se non fosse che è finito nelle mani e nel cuore di Dante Alighieri, del padre della nostra letteratura, che trasformò questi due personaggi reali, veramente esistiti e purtroppo morti precocemente, in due personaggi letterari, il cui amore verrà eternato nella letteratura, diventando poi nel corso del tempo tra i personaggi più popolari dell'Inferno di Dante. Paolo e Francesca si trovano nel canto quinto dell'Inferno, che forse è uno dei più famosi e dei più popolari. Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui dalla bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nulla amato mi perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi a una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Con questi versi bellissimi, Dante regala non un lieto fine a Paolo e Francesca, ma l'immortalità. Oggi vi parlo di un romanzo che mette ancora una volta Paolo e Francesca al centro della scena. Nella genuinità passionale del loro amore, ci riracconta l'intera storia da capo, stavolta dal loro punto di vista, intrecciando invenzione letteraria, anche qui, e verità storica, perché, lo ripetiamo, Paolo e Francesca sono due personaggi della cronaca dell'epoca. Immaginatevi il titolone a Rimini: Breaking News. Uno dei figli di Malatesta viene trovato con la cognata dal fratello Giovanni e entrambi vengono uccisi barbaramente dal marito tradito. A quell'epoca sarà stata sicuramente una vicenda impressionante. Ovviamente, in questo libro di Matteo Strucul, Paolo e Francesca, Paolo e Francesca non vengono più narrati come metafora di concetti filosofici molto più alti, che è il motivo per cui di fatto li tira in ballo Dante, ma vengono raccontati invece come due ragazzi che in quest'epoca che stiamo vivendo probabilmente si sarebbero semplicemente amati, come sarebbe capitato a Romeo e Giulietta se fossero vissuti adesso, ma che invece, inseriti in quel sistema, venivano resi colpevoli, resi adulteri, resi sbagliati. Ed è interessante perché questo ci fa capire anche il cambio di prospettiva. Dante
li colloca all'inferno. Comunque Dante fa parte di una società e di una mentalità che non può dare la sua benedizione a Paolo e Francesca, ma quella stessa storia, anche così come lui ce la racconta, diventa invece per noi una storia che riscatta quasi del tutto questi due personaggi. È difficile oggi pensare che non avessero ragione. Buongiorno, come stai? Spero bene. Questa è la rubrica Libri sull'arte che di solito tratta libri di vario genere e sorta che rappresentano una riflessione a loro volta sull'arte. Quindi può ospitare saggi e romanzi, e anche tra i romanzi abbiamo già visto libri che hanno magari in un'opera d'arte una qualche funzione simbolica all'interno della trama, che magari fa da perno narrativo, ma anche da semplicemente metafora. Abbiamo visto dei casi in cui parliamo di romanzi biografici su degli artisti, in altri casi invece romanzi storici che comunque collateralmente trattano anche di qualcosa di letterario artistico. In generale si parla di libri metaletterari e diciamo che in questo caso il libro Paolo e Francesca di Matteo Strucul, edito da Nord Sud, sicuramente rientra un po' in questa casistica. Stiamo parlando infatti di una storia, ve lo dicevo prima, che viaggia su due linee parallele. La storia di Paolo e Francesca gode di un doppio status molto bello e interessante, perché è allo stesso tempo una vicenda storica che si può anche ricostruire con una documentazione, ma è anche una vicenda letteraria di livello altissimo, grazie a Dante Alighieri. Quindi, qualunque autore che ci si cimenti deve tenere conto di questi due approcci. Si sta parlando di andare a ricostruire la vicenda di personaggi storici, ma che sono stati raccontati a un livello altissimo dal più grande di tutti. Sono anche particolarmente contenta di parlare di un romanzo di Matteo Strucul. È uno dei pochi casi che mi sia mai capitato in cui ho conosciuto prima l'autore e poi ho letto un suo lavoro. Mi è capitato, infatti, per un paio d'anni di incrociarlo durante i giorni della Mostra del Cinema di Venezia, soprattutto durante le code. L'ho conosciuto tramite la mia amica Sara Boero ed è capitato di soprattutto scambiarsi opinioni sui film che avevamo visto o che stavamo andando a vedere, e naturalmente è una persona estremamente gentile e poi si dedica a un campo che a me interessa particolarmente. Quindi ero molto molto desiderosa in realtà di leggere la saga dedicata ai Medici, quella saga che l'ha un po' consacrato, perché Matteo Strucul in realtà è uno scrittore abbastanza veterano, ma ne viene da una lunga esperienza nella letteratura pulp, mentre quando è esploso definitivamente, è esploso in un altro genere che è quello del romanzo storico. Ha vinto il premio Bancarella, quindi vuol dire record di vendite in soldoni, con la saga dedicata alla famiglia Medici, cioè quindi per me è proprio pancia mia fatti capanna. Però nel momento che io cercavo di recuperare la saga, io, se posso, i libri li acquisto. Era in una fase di ristampa, quindi faticavo a trovare o tutti i libri oppure l'edizione che li raccogliesse tutti. Quindi, nell'attesa della ristampa, ho scoperto nel frattempo che era uscito un altro romanzo a cui non potevo non dare la precedenza a questo punto, perché principalmente Matteo Strucul pubblica romanzi storici con l'editore Newton & Compton, però da qualche anno ha inaugurato una sorta di filone secondario dei suoi romanzi storici con caratteristiche precise, che viene invece pubblicato da Nord Sud. Per ora sono due romanzi pubblicati con questa casa editrice e sono sempre romanzi storici, ma sono legate a storie di passione e a storie che diremmo femminili, anche se femminile non è un genere letterario, che si tenda a dire e fare poi nella targetizzazione. Comunque, di fatto, i due romanzi che ha pubblicato con Nord Sud hanno effettivamente protagoniste femminili. Quello uscito più di recente con Nord Sud di Strucul è dedicato a Marianna, la vera storia della monaca di Monza, quella che ha ispirato Manzoni, mentre la prima collaborazione con Nord Sud è proprio Paolo e Francesca. Entrambi i libri hanno queste copertine che a me piacciono molto come immagine, abbastanza minimal, entrambe con un cuore in evidenza, esteticamente molto belle, e io non ho potuto resistere dal iniziare a questo punto da Paolo e Francesca, appunto, perché dovete sapere che la Francesca di Dante, per tante ragioni, è la mia eroina romantica letteraria preferita, un po' perché
stata scritta da Dante, parlo proprio della sua versione nell'Inferno. Insomma, stiamo parlando di un autore che è fuori scala totalmente. Poi, naturalmente, sento un'empatia perché porto lo stesso nome di Francesca. E inoltre, passatemi il termine che sto per usare, vi prego, ma Francesca è una fangirl. Cioè, la cosa che mi suscita più empatia per lei nella storia, quantomeno come ce la racconta Dante, e ovviamente Strucul riprende totalmente questa cosa, è che Francesca è una che adora i libri, che si appassiona alle storie che legge in maniera proprio viscerale, tanto che queste storie a un certo punto per lei è come se uscissero dal libro e si trasformassero in realtà assieme a Paolo. Tutta la narrazione attorno a Paolo e Francesca in Dante è anche una metafora del potere della letteratura, da cui Dante mette in guardia, nel senso Dante ci dice: guarda che se ti dedichi a queste letture basse potrebbero portarti anche verso il vizio, verso il peccato, anche laddove dovresti trattenerti. Però è molto affascinante per noi moderni vedere questo approccio, vedere una donna medievale che nella lettura trova la sua evasione e che riesce a portare quella passione solo sognata sui libri nella realtà, trovando in Paolo un complice, un amico. La descrizione del loro rapporto, quel poco che ce ne viene dall'Inferno di Dante, è molto moderno, nel senso che una cosa che a me ha sempre colpito è che Dante descrive il rapporto tra Paolo e Francesca come prima di amicizia, ancora prima che di amore. Quando Dante descrive il loro primo bacio che inaugura la loro relazione clandestina, ci dice che i due stavano leggendo le storie di Lancelot e Ginevra insieme, stavano passando il tempo insieme ed erano anche innocenti mentre lo facevano, cioè no, non è che lo stessero già facendo con un secondo fine, gli piaceva passare il tempo insieme leggendo, cosa che tra l'altro non era così frequente ancora nel Medioevo, stava cominciando a nascere la lettura individuale, però di solito la lettura era qualcosa di pubblico. Bene, per chi non ricordasse la vicenda di Paolo e Francesca. Francesca era figlia della famiglia dei da Polenta di Ravenna, è stata promessa in sposa a 16 anni al primogenito della famiglia Malatesta, contratto, come sempre accade, tra il padre di lei e il futuro marito. Ora, Francesca, come tutte le donne della sua epoca, accetta di buon grado la decisione del padre, sperando che le vada bene. Arriva il giorno del matrimonio e ha l'enorme fortuna che si innamora a prima vista del suo sposo all'altare, anche perché è bellissimo. Solo che poi, dopo il matrimonio, scoprirà di essere stata gabbata perché in realtà il suo vero sposo non si è mai presentato al matrimonio, ma ha mandato il fratello a sposarla per procura sua. E questo fratello era Paolo Malatesta, detto il Bello. Può sembrare strano oggi che questo tipo di matrimonio abbia validità, cioè Francesca si era di fatto sposata con Paolo, però non erano sposati loro due dopo il contratto, ma erano sposati Francesca e Giovanni Malatesta, che non c'era neanche. Però all'epoca questo aveva perfetto valore legale e tra l'altro Francesca, anche volendo, non avrebbe potuto essere sposata a Paolo perché Paolo era già sposato. Questa è una cosa che magari ricordano in meno persone, perché tutti pensano sempre al matrimonio di Francesca, al tradimento di Francesca, ma anche Paolo era sposato con figli, quindi la loro era una relazione adultera a doppio filo. Entrambi erano inseriti in matrimoni combinati, chiaramente. Però ecco, agli occhi di noi moderni sembra in qualche modo simbolico il fatto che dal punto di vista concreto Francesca abbia detto sì a Paolo vedendolo. Noi diremmo che in un certo senso poi erano loro quelli veramente sposati, Francesca e Paolo. Cioè, se vogliamo essere proprio onesti intellettualmente, quel matrimonio finto in realtà era quello reale. Ora, non sappiamo se è vero, come ci dice Dante e come riprende anche Strucul nella sua storia, se anche per Paolo ci sia stato un colpo di fulmine verso la cognata immediato. Certo è che comunque evidentemente scatta un feeling tra questi due ragazzi molto giovani e questa assenza del marito e presenza di Paolo, che già si era verificata durante il matrimonio, in qualche modo continuerà a riproporsi, tanto che poi la relazione sarà di nascosto tra Paolo e Francesca. E Dante non ci racconta la storia di un amore clandestino, come fa appunto Manzoni con
piccola monaca di Monza. Ci racconta la storia di due che passano il tempo insieme e hanno un affiatamento tale che questo loro coinvolgimento sfocia poi nell'amore tra di loro. È per questo anche che poi Dante li mette simbolicamente all'inferno in una bufera infernale. È come se tutto ciò che Francesca aveva nascosto e represso dentro di lei in vita, questa tempesta emotiva che lei trovava solo nei libri e che poi trova nel rapporto con Paolo, diventa qualcosa nell'aldilà di esterno a lei. Poi, ahimè, Paolo e Francesca verranno, e questo ce lo dice anche la cronaca storica, scoperti dal fratello di lui e marito di lei e uccisi. La storia e la letteratura non ci restituiscono un'immagine positivissima di questo marito, soprattutto oggi tendiamo a immaginarlo come un cattivo Disney, cioè Paolo e Francesca sono veramente un principe e una principessa Disney nella testa collettiva, mentre questo Giovanni, detto Gianciotto, che peraltro ci è stato tramandato avesse una disabilità fisica, che fosse zoppicante nonostante fosse un grande condottiero. Però questo ci ha sempre suggerito poi il classico personaggio dell'invidioso e ci ricorda molto la vicenda di questi tre, un'altra vicenda cavalleresca letteraria molto famosa che è quella di Tristano Isotta e Re Marco. Isotta anche lei era sposata con il Re Marco, ma è innamorata di Tristano, ricambiata. La cito perché quella vicenda letteraria ha dato anche nome a un complesso in psicologia che è il complesso del Re Marco, poiché Re Marco teme il tradimento della moglie Isotta, però adotta tutta una serie di comportamenti che di fatto andranno a provocare quel tradimento. E l'impressione è che avvenga qualcosa di simile anche con Giovanni Malatesta, il suo essere assente addirittura al matrimonio e poi nella vita della moglie, che probabilmente poteva anche derivare da un'insicurezza di un uomo che era molto forte, molto dominante nella vita politica, ma che magari per il suo difetto fisico si sentiva insicuro nei confronti di una donna, di una compagna, e probabilmente poteva avere una forma di invidia verso un fratello che era noto alle cronache come Paolo il Bello. Ecco, tutta questa serie di circostanze potrebbe paradossalmente aver indotto anche quel tradimento. C'era un feeling, però questo feeling è stato anche coltivato. Nel libro di Matteo Strucul viene abbastanza posto l'accento su questo perché sceglie di fare di Giovanni un personaggio abbastanza tridimensionale, cioè un uomo che potrebbe anche essere affascinante e che Francesca prova sinceramente ad amare quando sono sposati, ma che non ha gli strumenti emotivi e mentali per capire quelli che sono i bisogni della moglie e anzi adotta dei comportamenti di evitamento verso di lei che di fatto la spingono nelle braccia di Paolo. Ora, ovviamente, anche nel romanzo Francesca è innamorata fin da subito di Paolo, però diciamo che tutto ciò che accade attorno a lei finisce per incoraggiarla a coltivare il rapporto con Paolo. Paolo, ancora prima di essere il suo amante, va a riempire un vuoto emotivo che Francesca ha nella sua esistenza e nella versione di Strucul questa cosa è molto marcata perché poi comunque nella narrazione subentrano anche vicende legate alla difficoltà di avere figli e non accettazione di questa cosa da parte del coniuge, eccetera. Mentre Paolo, anche nella versione letteraria di Strucul, è un po' l'esatto contrario del fratello, è un uomo altrettanto valoroso, ma estremamente empatico, oltre che innamorato di Francesca, è anche portato ad accoglierla, a comprenderla. C'è un'affinità elettiva, come direbbe Goethe, tra loro due, c'è un'affinità mentale, oltre che passionale fisica. Il romanzo Paolo e Francesca si inserisce un po' in quella corrente editoriale che sta godendo di rinnovato successo negli ultimi anni, di opere letterarie derivative rispetto a grandi classici del passato. In qualche modo un'operazione paragonabile a quella compiuta da Madeleine Miller con La canzone di Achille, cioè si ha come riferimento una gigantesca opera letteraria che lì era l'Iliade. L'autore non si dedica all'interezza di quella storia, ma va a focalizzarsi invece sulla vicenda intima di due amanti che in quella storia lì erano importanti, ma comunque periferici, non era il focus della storia, mentre nel romanzo lo diventano. Strucul fa un po' la stessa cosa, parte da
questi due giganteschi personaggi della letteratura, che sono il Paolo e Francesca di Dante, li reinserisce nella loro vicenda storica e circoscrive la narrazione su loro due, andando, come in un romanzo biografico, a ricostruire la loro storia d'amore. Se però Miller, come autrice, andava a pescare personaggi che erano mitologici, come Achille o Circe, Strukul non abbandona comunque il suo aggancio alla storia, perché se ci si pensa, sia il romanzo Paolo e Francesca sia il romanzo Marianna riguardano i personaggi storici che hanno ispirato personaggi letterari in opere importanti: Paolo e Francesca, la Divina Commedia, e Marianna, la monaca di Monza dei Promessi Sposi. Quindi possiamo considerare un po' questa linea di pubblicazioni per Nord e Sud una sorta di sottofilone a sé del romanzo storico di Strukul. Vicende passionali, romantiche e biografiche di personaggi, soprattutto femminili, che hanno ispirato grandi opere letterarie. Strukul prende la storia e ciò che ce ne ha dato la letteratura dantesca e li fonde in un unico romanzo, mettendo anche degli elementi di, si direbbe, fanservice verso la Divina Commedia. Ci sono delle frasi e degli inserti che ovviamente ammiccano al fatto di quale sarà poi il destino letterario dei due personaggi. Li ancora inoltre a tutti i dati non solo storici ma geografici. Una delle capacità maggiori di Strukul è la descrizione del contesto. Il romanzo Paolo e Francesca è un vero e proprio viaggio nell'Italia del centro-nord dell'epoca, con i suoi castelli, i suoi grandi parchi di caccia, le locande e strade. Ovviamente una parte molto importante è ambientata in quella che sarà la location del delitto, poi alla fine purtroppo, che è il castello di Gradara, bellissimo borgo medievale. Vi consiglio di andarlo a visitare se non l'avete mai fatto, perché si respira veramente l'aria dell'epoca. È veramente come camminare negli scenari vissuti da Paolo e Francesca. E Strukul è molto bravo a ricostruire questi luoghi, anche persino a delinearne le stagioni che passano, gli aspetti meteorologici, la temperatura. Mi ha molto colpito che in realtà, nonostante tutta la narrazione di Dante Alighieri della vicenda di Paolo e Francesca abbia molto come perno il primo bacio, quindi il momento in cui peccano per la prima volta, quella scena così famosa, così importante, nel libro di Strukul si svolga in maniera completamente diversa. Ci sono solo alcuni elementi in comune, ma la dinamica è profondamente differente, almeno a come me la sono sempre immaginata io. Però questo ha un fondamento nel fatto che la versione di Dante è la versione di Dante, non è una cronaca storica, per cui è plausibile immaginare che magari nella realtà storica la questione tra loro sia iniziata in maniera completamente diversa come la descrive Dante. Quindi in quello si prende una grossa, grossa licenza. Un altro elemento inaspettato che Strukul mette al centro della narrazione è l'amicizia e solidarietà tra donne, perché uno dei personaggi principali è Cornelia, la migliore amica di Francesca, damigella personale, che, come spesso accade, è un po' l'altra faccia della medaglia della protagonista, nel senso che, come avviene nei rapporti tra amiche, c'è un paragonarsi l'una all'altra, un essere complementari, però molto affiatate, ma allo stesso tempo un fortissimo senso di solidarietà. E Cornelia, in una certa misura, rappresenta un po' anche il nostro punto di vista. Infatti, non a caso, lei non solo non condanna il rapporto tra Francesca e Paolo, ma ha una disposizione d'animo che è simile a quella che avrebbe oggi la maggior parte della gente, cioè ci mancherebbe ancora, visto come ti tratta tuo marito, in realtà non è colpa tua se tu sei sempre stata innamorata di quest'altra persona e in più la persona a cui sei sposata, non per tua volontà, non ha mai fatto niente per migliorare le cose, o comunque ha fatto pochissimo. Cornelia vede tutta l'ingiustizia della situazione sua e dell'amica. Appassionata come lei della letteratura cavalleresca, infatti nel romanzo di Strukul, prima di leggere assieme a Paolo, Francesca condivide con l'amica la passione per la letteratura cavalleresca, per i romanzi su Lancelotto e Ginevra, che ricordiamo, Lancelotto e Ginevra sono raccontati come due amanti adulti.
adulteri, perché Ginevra era la moglie di Re Artù. Quindi, comunque, nonostante ci fosse nel sistema di vita dell'epoca una certa morale che diceva che comunque il matrimonio era sacro e a prescindere dal fatto che non fosse per amore, non ci si poteva svicolare, soprattutto se si era donne, in realtà poi circolava anche una letteratura non così datata all'epoca, in cui si romanticizzava invece moltissimo il rapporto d'amore adultero, che poi era praticamente l'unico rapporto d'amore all'epoca. Era molto difficile che l'amore romantico fosse all'interno del matrimonio. E tra l'altro, sia nei poemi cavallereschi sia nella lirica provenzale, per esempio, l'amore tra il cavaliere e la dama non solo è celebrato, ma viene anche giustificato dalla loro nobiltà d'animo, cioè sia la donna sia il cavaliere sono comunque descritti come nobili d'animo, nonostante inducano a questo amore, a questa relazione che può essere fisica o solo spirituale. Ed è la cultura in cui queste donne descritte da Strucul, tra l'altro, sono imbevute, sono cresciute. Quindi l'autore ci disegna due donne che, pur accettando il sistema di regole attorno a loro, sanno che sta loro stretto e che in qualche modo le tortura, le mutila, le violenta, tarpa loro le ali. Parliamo di un sistema di cultura in cui loro hanno valore come merce in vendita, come procreatrici. Possibilmente la loro prospettiva migliore è dare velocemente dei figli al marito, possibilmente maschi, possibilmente un paio, così stanno proprio sicure, e poi possibilmente sopravvivere a quei parti e da lì in poi avere un po' di quiete, un po' di libertà. Era il massimo a cui poteva ambire una donna dell'epoca. La famosa coolness di cui parlava la senatrice Lavinia Mennuni, che le adolescenti di 18 anni dovrebbero riscoprire, no? Francesca e Cornelia nel libro, pur essendo donne nel 1200, anche loro non sembrano tanto persuase di questa coolness e infatti usano la letteratura per evadere. Il romanzo ci ricorda quanto saper leggere è stato importante nella storia femminile, forse ancora più che in quella maschile, perché spesso la donna che era costretta nella sua esistenza, proprio a livello spaziale, proprio nel senso di non avere libertà di camminare, di agire, di uscire da un edificio, la letteratura e i libri diventavano l'unico modo per evadere, l'unico modo per conoscere il mondo oltre al muro di casa. Come in tante altre eroine letterarie del passato, l'amore per i libri si fonde con il desiderio d'amore, che però rappresenta anche il desiderio di libertà. E Paolo per Francesca rappresenta anche questo. È anche il motivo per cui i contesti culturali che vogliono opprimere le donne tendenzialmente evitano anche di insegnare loro a leggere, perché comunque leggere ti dà una chiave per aprire la propria cella invisibile. Quindi per Francesca da Polenta i libri sono libertà, l'amore è libertà, la fantasia e l'immaginazione dell'amore sono libertà. Quindi anche il rapporto con Paolo è libertà. Paolo, come uomo, è una proiezione di quei valori, di quegli ideali, di un'affettività maschile che non è giudicante, repressiva, ma che è accogliente, che ti abbraccia e ti valorizza. Se vi interessa conoscere meglio la storia di Paolo e Francesca, sicuramente il libro di Matteo Strucul è un bellissimo strumento di partenza, che è una lettura leggera, molto scorrevole e che ricostruisce, seppur in chiave romanzata, un po' la loro storia, la loro vicenda, sia da un punto di vista cronologico, sia biografico, e con poi tutti quegli spunti che confluiranno in questo grande testo letterario che è il canto quinto della Divina Commedia. Qua non abbiamo soltanto un lampo di luce sul loro amore, quello strappo vivido e immenso che ne fa Dante, che raccontandoti un singolo momento del loro amore ti racconta tutto quanto e lo estende a diventare simbolo dell'amore terrestre in senso generale, dell'amore carnale, dell'eros, come dicevano i greci in senso generale. Ma semplicemente Matteo Strucul ci racconta la loro parabola come due ragazzi che semplicemente si sono incontrati, si sono innamorati e per quell'amore sono morti in un momento sbagliato della storia. Non dimentichiamo come sia cambiata l'etica. Oggi noi moderni percepiamo un atteggiamento ambivalente di Dante comunque verso Paolo e Francesca, forse più dei lettori medievali, nel senso che sì, Dante prova pietà per loro, ha uno slancio di sincera affezione verso Francesca quando parla con lei nell'inferno, però li ha comunque destinati alla dannazione eterna. Sì, colui che li ha uccisi
crisi, poi finirà in un girone ancora più basso perché finirà nella Caina, nel girone di coloro che hanno ucciso i loro parenti, quindi ancora più a fondo. Però comunque secondo Dante Paolo e Francesca sono due peccatori, hanno sbagliato e sconteranno per l'eternità l'aver ceduto alla loro debolezza in vita per avere questa parentesi di felicità effimera, mentre naturalmente Matteo Strucul è un uomo della contemporaneità e quindi il suo punto di vista è completamente diverso. C'è tutto sommato un'indulgenza a 360 gradi sulla vicenda. Diciamo che il passare dei secoli ha reso sempre più giustizia a Paolo e Francesca come eroi romantici, ancora di più che Romeo e Giulietta, forse, perché Romeo e Giulietta comunque oggi ci appaiono come due ragazzini in preda a quegli amori totalizzanti, al punto da farsi un po' sfuggire di mano la situazione, mentre Paolo e Francesca sembrano una coppia moderna inserita nell'epoca sbagliata. Quindi si tende un po' a empatizzare e basta verso la loro vicenda che oggi è vista come romantica a 360 gradi. Nel nostro tempo condanniamo il tradimento, condanniamo l'adulterio, anche perché adesso i matrimoni sono anche basati su una promessa d'amore. Tuttavia, non condanneremmo mai un tipo di tradimento come quello di Paolo e Francesca, perché oggi l'idea stessa di matrimonio combinato ci è inconcepibile. Ci sembra quella la violenza, no, non l'adulterio. Per noi Paolo e Francesca sono definitivamente innocenti, anzi, non sono neanche adulteri, perché in un certo senso la coppia è sempre stata la loro. Erano gli altri a essere di troppo. Quindi quello che possiamo trovare nel romanzo di Strucul è semplicemente la storia di due ragazzi che si sono innamorati nel momento sbagliato e che però in quell'amore hanno quantomeno trovato, sebbene per breve tempo, il paradiso in terra. Fatemi sapere se conoscevate già questo autore, Matteo Strucul, se avete letto qualcosa, se avete letto già la saga dei Medici, che ancora mi manca. Io vi ringrazio per essere stati qui fino a questo preciso minuto. Vi invito, se vi fa piacere, iscrivervi al mio canale Artaliotto. Vi mando un grosso bacio. E Dante è stato anche il primo boomer della storia. Sapete, no, quando fino all'altro ieri si diceva che i videogiochi rendono violenti i ragazzi, oppure oggi quelli un po' più age dicono che gli smartphone disintegrano il cervello dei ragazzi, no? Ecco, Dante se la prendeva invece con i poemi cavallereschi, cioè gli stessi che oggi studiamo a scuola come letteratura altissima, per Dante erano robaccia che traviava le giovani menti per imitazione di ciò che veniva letto. Questi poemi licenziosi che inducono i giovani come Paolo e Francesca verso il vizio e la depravazione. Che poi la battuta Dante Boomer fa ancora più ridere, perché Dante Alighieri è veramente nato nel primo grande baby boom medievale. Tutto torna, è una ruota. Nachos.